Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi degli NFT, ovvero i non fungible token. Infatti nel 2021, nella prima parte del 2021, hanno sfondato tutti i record di vendite e ci sono dei numeri molto importanti da considerare. Quello che vorrei spiegarvi in questo video è se è il momento giusto per investire in questa nuova arte digitale oppure no. Lo scopriremo insieme analizzando tutti gli eventi e tutti i dati della prima parte del 2021. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi per aiutarmi a far crescere il canale vi chiedo di lasciare un bel like, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente a capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Allora ragazzi, nel 2021 gli NFT, che non sono altro, per chi non lo sapesse, che arte digitale inserita all'interno della blockchain, e quindi ogni singolo pezzo, ragazzi, è unico ed è registrato all'interno della blockchain proprio per garantirne l'autenticità. Nel 2021 infatti gli NFT hanno vissuto almeno 3 vite. Prima sono stati sconosciuti ai più, poi sono stati oggetto di una sorta di bolla con valutazioni folli e infine sono pronti per la diffusione verso un pubblico più ampio. Queste tre, diciamo, vite, se possiamo chiamarle, si sono succedute, ragazzi, in brevissimo tempo, nell'arco di circa 7 mesi, quindi capite che lo sviluppo è stato esponenziale come crescita. Infatti, al momento ci sono aziende e artisti di tutto il mondo, anche molto famosi, che stanno iniziando a sfruttarli per promuoversi e dare ai loro clienti e al loro pubblico nuovi contenuti. OpenSea, che è uno dei marketplace più grandi e riconoscibili nel mondo degli NFT, si è posizionato sin da subito come una delle realtà più dinamiche del settore, crescendo rapidamente e chiudendo nei giorni scorsi un secondo round di finanziamenti da 100 milioni di dollari, con una valutazione complessiva che al momento si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari. Quindi capite bene, ragazzi, che stiamo parlando di cifre già molto alte, considerato che il mercato degli NFT è nuovo. TechCrunch, infatti, ha approfittato dell'occasione per parlare con Devin Finzer, CEO dell'azienda, che ha spiegato che l'obiettivo è innanzitutto quello di non essere più limitati da Ethereum e dalle sue gas fee molto alte. OpenSea è stato costruito partendo da quella blockchain che gli ha garantito di raggiungere un pubblico molto vasto, ma nei periodi in cui ci sono molte transazioni si è anche dimostrata molto costosa per rendere sostenibili le transazioni più piccole. Nel prossimo futuro OpenSea e anche altri marketplace prevedono di supportare Polygon, un cosiddetto layer 2 di Ethereum, quindi in un secondo momento di iniziare ad allargarsi a blockchain diverse. Quindi questo, ragazzi, è chiaro che non è un processo semplice. Agli utenti, ad esempio, le piattaforme dovranno spiegare ciascun contenuto in vendita a quale blockchain fa riferimento in maniera chiara, e con tutti quei progetti che attualmente sono presenti, la credibilità dei marketplace sarà legata alla scelta dove andranno a localizzare le loro vendite, e questo dovrebbe fare in modo che i marketplace possano dimostrare nel tempo di continuare nello sviluppo per fornire agli utenti un posto sempre più sicuro e affidabile per andare ad acquistare gli NFT. Ma andiamo a vedere che cosa è successo proprio nell'ultima parte dell'anno, che è quello che sicuramente vi interessa, perché ci sono dei dati molto molto importanti. Infatti ha continuato a crescere a ritmi vertiginosi il giro d'affari degli NFT, che sono appunto protagonisti trend esploso ad inizio del 2021, che nella sola prima metà dell'anno ha generato un volume di vendite pari a 2,5 miliardi di dollari. Quindi capite bene che stiamo parlando già di cifre molto molto consistenti, e tantissimi investitori stanno iniziando ad entrare in questo mercato. Dopo una leggera fisiologica flessione pre-estiva, infatti, il business è tornato
esplodere nel mese di luglio, raggiungendo livelli record, complici le innumerevoli declinazioni che ha assunto i diversi mercati che ha conquistato nell'ultimo periodo. In principio, infatti, fu l'arte digitale, poi si è passati alla musica, al calcio, alla moda, al gaming e moltissimi altri, dando vita quindi a una forma di collezionismo definita 3.0. Dopotutto, l'indole adattiva e versatile degli NFT quasi sconcerta. Tutto può essere convertito in token digitale e tutto può dunque essere acquistato, venduto, scambiato e collezionato, che sia un album musicale, una macchina giocattolo, un tweet o una vecchia candidatura di Steve Jobs, non fa differenza. Il trade union che lega gli attori di questo nuovo universo digitale rimane l'unicità del singolo pezzo, autenticato da una controfirma virtuale fissata, quindi legata indissolubilmente e per sempre sulla tecnologia blockchain, quindi sulla rete blockchain. Come rivelano i dati di Fungible.com, nei 30 focosi giorni di luglio i ricavi del comparto degli NFT sono stati pari a 363,8 milioni di dollari ottenuti dalla vendita 157.000 esemplari, in netto miglioramento rispetto ai 60 milioni di dollari di giugno, con una vendita di circa 111.000 pezzi. Quindi, ragazzi, capite bene anche in questo caso che i dati parlano chiaro: la crescita di guadagni e di vendite di questo settore è esponenziale, e quindi è chiaro che quando c'è un boom così pronunciato su un nuovo mercato, è il momento, secondo la mia modesta opinione e quello che infatti faccio anche io, di andare a considerare l'allocazione di una piccola percentuale del portafoglio in questo tipo di strumenti. È stata soprattutto l'ultima settimana del mese di luglio a segnare il più alto volume di vendite mai registrato finora. I ricavi complessivi del mercato NFT hanno sfiorato il picco di 208 milioni di dollari, 41.000 pezzi di NFT venduti complessivamente e acquisti effettuati da 15.800 portafogli unici, come rivelano appunto i dati del sito nonfungible.com. A tra le vendite dell'ultima settimana del mese sono stati alcuni pezzi della collezione CryptoPunks, una serie di 10.000 personaggi ispirati alla scena punk londinese, la cui vendita più alta ha fruttato oltre 5,5 milioni di dollari. Il business dei token non fungibili ha dimostrato a riprese di essere in parte condizionato dall'andamento delle criptovalute. Dopo essere sceso ai minimi per diversi mesi, bucando al ribasso quota 30.000 dollari, complice il divieto imposto dalla Cina sul mining e il peggioramento del quadro macroeconomico a causa dell'impennata casi Covid-19, il Bitcoin ha chiuso il mese di luglio sfiorando i 40.000 dollari e raggiungendo persino i 45.000 nel momento in cui sto registrando, ad inizio agosto, con un balzo rialzista che ha trascinato con sé tutti gli altri asset del comparto, tra cui Ethereum. Quest'ultima, ricordiamo, è la principale valuta di scambio dei token non fungibili. Quindi, ragazzi, ciò che c'è da tenere ben presente è che gli NFT sono sicuramente legati a tutto il settore della blockchain e delle criptovalute in generale, proprio perché l'acquisto di questi strumenti, di questa arte digitale, viene fatto attraverso delle monete tipo Ethereum, la principale, ma anche altre possono essere utilizzate e accettate da chi vende queste opere d'arte, e quindi c'è un legame indissolubile tra questa forma d'arte, ovvero i non fungible token, e tutto il settore delle criptovalute. Detto questo, è chiaro che ciò che dobbiamo fare, ragazzi, è quello sicuramente, e che è ciò che vi consiglio, di andarvi ad informare in maniera precisa su ciò che state andando ad acquistare. E comunque il consiglio che posso darvi, che non è un consiglio di acquisto, non è un consiglio finanziario, è quello: se volete e siete interessati in questo tipo di settore, di dedicare una piccola percentuale del portafoglio, magari anche un 2-3% del portafoglio, potrebbe non essere una cattiva idea. Detto questo, ragazzi, vi raccomando sempre di fare le vostre analisi prima di investire. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere
tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!